Alex ha assunto ayahuasca prima di morire. Questo è quanto emerge dai risultati degli esami tossicologici effettuati durante le indagini sulla morte di Alex Marangon, un giovane barista scomparso nella notte tra il 29 e il 30 giugno scorso durante un rito sciamanico nell'abbazia sconsacrata di Vidor, in provincia di Treviso. Il corpo senza vita di Alex è stato ritrovato alcuni giorni dopo, il 2 luglio, su un isolotto del Piave, a pochi chilometri dall'abbazia. Questo ha sollevato numerose domande sulla sua morte e sul rito sciamanico. Il rituale, condotto da uno sciamano colombiano e un suo amico, prevedeva, come sospettato, l'uso di ayahuasca, una sostanza allucinogena vietata in Italia per i suoi effetti potenzialmente devastanti. Gli organizzatori del rito, Andrea Zuin, noto come Zu, e la compagna Tatiana Marchetto, che quella sera avrebbero dovuto intrattenere gli ospiti con musica curativa, hanno sempre negato l'uso di questa potente droga. Finalmente comincia a emergere la verità sulla morte di nostro figlio. Hanno mentito, non usavano solo purghe. La scienza conferma che ciò che abbiamo sempre sostenuto non è frutto della nostra immaginazione. Chi mente è qualcun altro, commenta Luca Marangon, padre di Alex. Ma attenzione, nostro figlio non era un drogato. Non si faccia passare per tale. Alex è morto per i colpi ricevuti e non per l'ayahuasca. Recentemente, in TV, Papa Luca ha espresso senza filtri la sua convinzione che suo figlio sia stato picchiato e ucciso. L'autopsia parla chiaro, documenta colpi alla schiena, alla testa e al torace. I risultati dell'autopsia, eseguita il 5 luglio, hanno rivelato gravi fratture incompatibili con una caduta, aprendo la pista dell'omicidio. Alex raccontava tutto ai suoi genitori. Nostro figlio aveva già assunto ayahuasca e ci parlò di quell'esperienza. Disse che quella serata sarebbe stata tosta. Papa Luca spiega anche perché Alex frequentasse quei rituali. Alex aveva problemi di asma, aveva già subito due interventi al naso e si era stancato di curarsi con i farmaci. Prendeva rimedi naturali e in un'erboristeria gli era stato proposto questo percorso. Diciamo che è stato adescato. I genitori sono ancora distrutti. Abbiamo cercato di fargli capire in tutti i modi che quella era una setta, ma per lui erano amici. Diceva, è come una famiglia, mi vogliono bene. Secondo Papa Luca, però, quegli amici lo hanno poi tradito, colpendolo e picchiandolo a morte. Continua il padre. Molti sostengono che Alex, dopo aver assunto l'ayahuasca, abbia manifestato comportamenti incontrollabili che lo avrebbero spinto a gettarsi dal dirupo. Nessuno ha considerato l'ipotesi opposta, che altri partecipanti abbiano perso il controllo e abbiano potuto agire in modo violento nei suoi confronti. Luca Marangon si interroga sui numerosi dubbi ancora irrisolti. Perché non sono stati sequestrati i telefoni dei due organizzatori per identificare tutti i partecipanti, visto che molti sono fuggiti nella notte? E perché, dopo aver sentito il tonfo che potrebbe essere stato causato dalla caduta di Alex, nessuno ha chiamato i soccorsi? Alex si sarebbe allontanato dal gruppo alle 3:30 di notte e sarebbe scomparso da quel momento. Le forze dell'ordine sono state allertate solo alle 6 del mattino, quando lo sciamano era già sparito. Inoltre, il misterioso gruppo Telegram Ritiri Io Sole, che pubblicizzava eventi simili a quelli a cui partecipava Alex e che era stato menzionato dal padre su Facebook, è stato rapidamente chiuso e rimosso. La famiglia di Alex ha anche tentato di organizzare una marcia in suo onore, che avrebbe dovuto coincidere con il Palio di Vidor. L'evento è stato cancellato a causa delle critiche ricevute sui social verso la famiglia di Alex. Conclude Papa Luca. Per noi ciò che conta è solo la verità. E pian piano sembra che ci si stia avvicinando a essa.